Bene, eccoci ancora insieme. Esordiamo nella seconda parte del giornale parlando di donne. Le donne del Partito Democratico di Mesagne ieri sera hanno tenuto un incontro sulla questione femminile, tema di stringente attualità alla luce delle difficoltà in campo occupazionale riscontrate dalla giovane popolazione femminile del Sud Italia. Vediamo. Cosa significa essere una giovane donna del Sud? Spesso, fatta eccezione per dei rari casi, questo vuol dire essere disoccupata o comunque subire un trattamento diverso da quello dei colleghi del sesso opposto. Di questo si è parlato alla presenza di illustri ospiti durante un incontro voluto dalle donne del Partito Democratico di Mesagne, che hanno preso spunto per questo dibattito dall'indagine condotta da Luca Bianchi e Giuseppe Provenzano dello Svimez. Nel suo intervento si parla di un'indagine che è stata condotta sul ruolo e la condizione della donna nello sviluppo del Sud. Che risultati ha dato? Beh, ha dato risultati a due facce. Da un lato, un risultato drammatico in termini di occupazione. Ormai abbiamo tassi di occupazione femminile nel Mezzogiorno più bassi d'Europa, peggio di qualunque altro paese europeo. Soltanto Malta ha un tasso di occupazione più basso. Questo vuol dire che una donna su quattro riesce a trovare occupazione. Se parliamo della componente femminile, scendiamo a una su cinque, vuol dire un tasso di occupazione del 20-22%. D'altra parte, invece, emerge l'altra faccia della medaglia con una grande capacità delle donne in termini innanzitutto di risultati scolastici e universitari. Cioè abbiamo un tasso di laureate meridionali che è superiore al 10% rispetto agli uomini, cioè abbiamo molte più donne laureate che uomini. Abbiamo livelli di apprendimento studiati dall'OCSE, in cui dimostra sempre la componente femminile con livelli di apprendimento più alti degli uomini. E quindi diciamo, questa duplicità fa sì che abbiamo da un lato un grandissimo paradosso, cioè che abbiamo la parte diciamo, più scolarizzata, che ha fatto più progressi in termini di competenze, quindi potrebbe dare un grande apporto alla crescita dell'economia meridionale che viene espulsa dal sistema produttivo. E quindi questo vuol dire ripensare le politiche di sviluppo. Questi risultati possono essere legati un po' ai pregiudizi che ci sono sulle donne, anche da un punto di vista molto meridionale. Direi in parte sì, perché se vediamo i dati sul mercato del lavoro, sulle donne che trovano lavoro, quelle poche fortunate che trovano lavoro, troviamo una forma di penalizzazione forte, spiccata sul posto di lavoro. Tant'è vero che la quota di dirigenti è appena al 10% rispetto al 30% di occupazione femminile. Al contrario, il 60% dei co-co-co, cioè dei contratti a progetto, è proprio delle donne. Quindi vuol dire che c'è una discriminazione sul posto di lavoro. Questo riguarda un po' tutto il mercato del lavoro italiano, ma nel Mezzogiorno si acuisce molto. In parte potrebbe incidere su questo anche lo scarso livello dei servizi alla famiglia. Perché quello che si vede fuori dai dati è che in un sistema debole di welfare per la famiglia, soprattutto in termini di asili nido, assistenza agli anziani italiano, nel Mezzogiorno il livello è molto peggiore. Se vediamo soltanto i bambini in asilo nido, parliamo di differenze tra il 5% della Calabria, dei bambini assistiti, al 10-12% della Puglia, fino al 30% dell'Emilia-Romagna. Quindi una differenza a livello territoriale molto forte. E come avete visto dalle immagini, tra gli ospiti, tra i relatori del convegno organizzato dal PD su donne e lavoro, anche Elena Gentile, l'assessore regionale al welfare, che ha parlato ovviamente di questa piaga sociale, ma ha anche illustrato le novità introdotte dal governo Vendola sul tema occupazionale. Ascoltiamola. L'assessore per il welfare della Regione Puglia, Elena Gentile, intervenuta in occasione dell'incontro organizzato dal PD a Mesagne, ha avuto modo di illustrare anche le politiche che in Puglia sono state attivate per diminuire il divario occupazionale tra uomini e donne. Attraverso una scelta politica coraggiosa che ha messo al centro di tutte le politiche promosse dal governo regionale il tema dell'organismo delle donne, attraverso una importante iniziativa di infrastrutturazione sociale, socioeducativa, sociosanitaria, appunto per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle donne, per consentire alle donne che tentano di entrare nel circuito delle politiche attive per il lavoro, appunto di poterci entrare e poi successivamente di poterci rimanere nel caso in cui decidano di vivere l'esperienza più bella della vita di una donna, che è quella di mettere al mondo un figlio. E quindi conciliazione e servizi che poi ovviamente comportano nuove buone occupazioni di genere, 200 nuovi asili nido in Puglia con
una valutazione di impatto occupazionale che porta a 2.200 nuovi posti di lavoro, e un posto di lavoro conquistato da una donna ne genera in automatico altri due, ma poi il piano straordinario per il lavoro ha messo appunto al centro il tema delle donne, della promozione dei talenti, della creatività, del saper fare delle donne, con una particolare premialità per quel sistema di impresa che accetta, voglio dire, di giocare una nuova partita, che è quella della nuova e buona occupazione, dell'occupazione, come dire, stabile e di genere, avendo noi appunto, come dire, accompagnato in maniera più forte l'occupazione delle donne in Puglia. La dote occupazionale, il bando appunto promosso dal governo regionale, ha consentito circa 2.800 nuove assunzioni, di cui il 40% donne. Cambiano ancora in positivo i numeri dell'apprendistato professionalizzante, oltre il 60% sono donne. Anche per il tirocinio formativo contiamo, diciamo, ecco, una bella performance dei percorsi di genere. Insomma, una regione che comunque va in controtendenza, una regione del Mezzogiorno che fa la differenza tra le regioni obiettivo 1, ma che racconta una storia diversa anche a livello nazionale. Vorremmo che questo modello fosse in qualche maniera utilizzato come apripista per un nuovo New Deal del protagonismo delle donne. Nell'ambito del progetto intitolato Tra sicurezza e nuove paure, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, l'Istituto Giorgi a Brindisi ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato ufficiali dei Carabinieri, tra loro anche il colonnello Ugo Sica, comandante provinciale dei Carabinieri a Brindisi, per illustrare agli studenti le molteplici attività dell'Arma dei Carabinieri e delle forze dell'ordine in genere. Vediamo. Gli studenti dell'ITIS Giorgi di Brindisi hanno avuto l'opportunità di incontrare questa mattina il comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Ugo Sica, e il maggiore Alessandro Colella, comandante del nucleo operativo. Un'iniziativa inserita nel progetto approvato e finanziato dal MIUR in collaborazione con l'ANSAS, dal nome Tra sicurezza e nuove paure. Obiettivo del progetto: educare alla cittadinanza attiva. Un percorso ormai intrapreso dall'anno scorso. Oggi i ragazzi, gli studenti del quarto anno, incontrano l'Arma dei Carabinieri. È un bellissimo messaggio dato dal colonnello: ragazzi, sappiate essere legali, la città è sicura se anche voi percorrete i sentieri della cittadinanza attiva, ma soprattutto di una cittadinanza che ha come regola l'uso delle regole. Comandante, il valore della legalità parte dal rispetto delle regole, questo è il messaggio che oggi arriva a questi giovani? Sì, difatti io ai giovani ho detto, non è tanto le forze di polizia che devono stare vicino a voi o al cittadino, è il senso di legalità che vi deve sovrastare, perché è proprio quello che aiuta a crescere la società. Loro sono giovani, hanno 17-18 anni, il quarto anno, ancora un altro anno per poter riflettere, per potersi incamminare verso un futuro, ecco, di adulti. È proprio lì che dobbiamo incidere. A me mi ha fatto piacere venire oggi qua, mi sono ricordato del mio periodo quando comandavo il battaglione di reclute a Benevento. Ed è bello vedere questi volti belli. Difatti l'ultima frase che mi è venuta spontanea è dire: siete così belli, ma dovete rimanere belli dentro anche quando siete adulti. È questo che deve passare, questo messaggio, perché l'illegalità purtroppo non porta da nessuna parte. Comandante, qualche giorno fa l'arresto di due minorenni, in quell'occasione, in quella conferenza stampa, si disse: c'è tanta soddisfazione ma anche tanta amarezza, proprio perché si trattava di giovanissimi. Sì, perché quelli sono dei fallimenti, perché quando si arresta uno che purtroppo ha già precedenti penali, purtroppo siamo abituati. Quando invece troviamo un minorenne, oltre al, diciamo, successo operativo, se vogliamo chiamarlo così, dentro di noi comunque ci assale una tristezza, perché vuol dire forse abbiamo perso un altro elemento della nostra società, e questa è la cosa che non deve succedere. Cioè bisogna far capire ai giovani che l'illegalità non porta da nessuna parte. Io nella mia vita non ho visto nessuno che ha vissuto una vita di illegalità e poi ha fatto una pensione comoda o felice. E siamo in chiusura di giornale. Prima di chiudere, qualche anticipazione: proprio utilizzando le ultime parole del colonnello Sica, continueremo ad occuparci del dramma dell'ordine pubblico, dell'escalation criminale, soprattutto che si sta registrando negli ultimi tempi nel territorio della provincia di Brindisi, principalmente, visto anche gli episodi, la natura degli episodi stessi, Fasano
e Brindisi, la città capoluogo, ma ci occuperemo anche nelle prossime edizioni del giornale della 272esima edizione della Fiera Pessima di Manduria. 272 edizioni, davvero tantissime, per una fiera storica, antica, vetusta dal punto di vista soltanto cronologico, ma veramente modernissima, una delle campionarie più importanti del sud Italia, sicuramente la più importante del nostro territorio, Fiera del Levante a parte, ma per il periodo in cui appunto si svolge, pessima dal punto di vista solo climatico, ma davvero una fiera importante che si svolge a Manduria. Grazie a tutti per la cortese attenzione e continuate a seguire i nostri programmi. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.